Una cosa certa è che buona parte di quelle firme sono firme false e quindi. Guardi, io non sono in grado di dirglielo, perdoni. Quindi Non lei da le responsabile regionale del PDL sostiene che quelle firme non avevano nessuna irregolarità? Perdoni. Come ho detto già al pubblico ministero, non mi sono mai interessato di questo tema. Vi erano una persona fondamentalmente che da 15 anni nel partito seguiva questa cosa. Quindi se lei mi chiede se io sono in grado di dire sono vero o falso, perdoni, non sono in grado di farlo. C'è qualcuno che ha già acclarato il fatto che 900 passa firme sono false. E se lei non ha responsabilità, e come racconta non si è mai occupato della raccolta delle No. firme, allora i suoi collaboratori le avrebbero fatta sotto il naso. C'è il capogruppo del PDL in provincia che ne ha autenticate 140 di firme false. Perdoni, io credo che ce l'hanno insegnato a scuola. Fino a che non vi è un giudizio passato in giudicato, tutte le persone, anche quelle che lei ha citato, sono innocenti. Presidente, no, per Grazie aiutarla per chiarirci un a lei. Io attimo, apprezzo sono. sempre gli aiuti, No, ecco, ma per chiarirci su un fatto, cioè, se lei, speriamo di no, e altre persone vengono rinviate a giudizio, è perché è stato provato che più di 900 firme erano false. I carabinieri hanno sentito più di 1.000 persone, più di 900 hanno detto quella firma io lì non l'ho messa. E quindi che le firme siano false e chi le ha autenticate, questo si sa già. Il giudizio politico voi per Perdoni, testa è già dato, non avete bisogno di una sentenza. non è come dice lei ed è contrario allo spirito della nostra Costituzione, del nostro convivere civile, perché solo quando una sentenza è passata in giudicato si può dire se uno è innocente o colpevole ed è assolutamente inaccettabile che venga richiesto che si confermi un giudizio mediatico quando, lo citavo prima, mille volte abbiamo vissuto situazioni nelle quali sembrava la verità una e poi era un'altra. Allora è fondamentale in un convivere civile democratico che ci sia una garanzia per chiunque. Chiunque deve essere nelle condizioni di potersi spiegare, di potersi difendere. Lo faremo con serenità, lo faremo con fiducia nella giustizia e lo faremo, diciamo, nelle sedi proprie, come è giusto che sia. Ma Presidente, la sua quindi. idea è che queste persone che hanno Aspetti, detto le uno, firme non l'altro, sono mie, queste perdoni? persone che dicono le Mi firme non scusi, sono nostre, dicono il falso. il magistrato stabilirà, non sono io il magistrato, io rispondo del mio comportamento e lo faccio con grande serenità.